stabilimenti della cooperativa Apora Gruppo Orogel, dove si concentra la produzione di piselli che giunge al termine la raccolta per l'anno 2020. Sin dall'avvio delle campagne, l'impegno dei lavoratori in campo e in fabbrica, rafforzati dai protocolli specifici dovuti al Covid-19, è stato massimo, un momento di allarme che si somma all'emergenza legata al clima per alluvioni e siccità, ma che vede la volontà della cooperativa di procedere con gli investimenti tecnologici e gli ampliamenti dei siti produttivi per garantire il futuro dell'agricoltura sul territorio. Abbiamo appena terminato la campagna di produzione di piselli. Quest'anno è stata una campagna abbastanza buona, direi, ma anche insomma importante, perché abbiamo superato le 6.000 tonnellate di prodotto finito, quindi una cosa molto importante per noi a Ficarolo. Tant'è che lo scorso anno, alla fine campagna piselli, avevamo prodotto 5.000 tonnellate complessivamente tra piselli, cipolla, reidratati. Quest'anno abbiamo superato le 8.000 tonnellate, quindi il trend per quest'anno è in salita e sicuramente, al di là dei nostri programmi confermati di borlotto soia, ci darà una grossa mano il nuovo impianto che verrà installato i primi di settembre, dove andremo a produrre anche zucche e patate. Questo quindi diventa un anno importante e arriveremo probabilmente a fine anno con, non dico raddoppiare la produzione dello scorso anno, ma sarà un fatturato molto importante in termini di quantità. Teniamo presente che superiamo i 2.000 ettari di investimenti in campagna. Stiamo completando gli investimenti in Apora di un nuovo capannone di 1200 metri quadri e all'inizio di settembre arriverà una nuova linea per l'apparecchiatura a vapore, appunto, di patate, carote e zucche, quindi anche questo è un anno di grossi investimenti. La campagna piselli è andata abbastanza bene, anche se un po' altalenante. La zona di Ferrara non ha avuto delle grosse produzioni, la zona di Verona ha avuto produzioni altissime. Però complessivamente qualità e quantità sono rimasti nelle previsioni che avevamo fatto. Fortunatamente col coronavirus non abbiamo avuto rallentamenti, diciamo così, di sorta di produzione, anche se abbiamo dovuto organizzarci per adeguarci. Oggi Apora è perfettamente organizzata con i turni, con i sistemi di sicurezza, con i dispositivi di protezione individuale, telecamere per il controllo della temperatura, anche il personale è contento perché da una prima paura all'inizio di questa pandemia il personale aveva anche difficoltà a venire a lavorare. Adesso invece abbiamo adottato tutti i sistemi di sicurezza e il personale lavora volentieri e si è anche abituato fuori dalla fabbrica ad essere comunque con le mascherine, con i guanti, quando servono, le distanze. Quindi diciamo che abbiamo anche, oltre ad aver avuto il nostro sistema di sicurezza, abbiamo anche educato, ci siamo educati a prevenire questa pandemia. Le abitudini degli italiani non cambiano, anzi alcune migliorano in emergenza sociale, come quella di fare una buona colazione insieme con frutta in confettura. L'osservatorio di Union Food Doxa ci dice che 9 italiani su 10 consumano regolarmente una prima colazione, in condivisione e più lentamente, portando così sulla tavola più varietà di frutta, completando l'alimentazione con carboidrati, proteine e tanti macronutrienti, sia a casa che finalmente fuori casa. Grazie al fatto che c'è stata una leggera ripresa anche delle attività legate all'Horeca, anche noi fortunatamente abbiamo seguito un po' questo trend e anche il settore Horeca si è cominciato a muovere in quest'ultimo mese, non con i numeri abituali estivi, comunque qualcosa si è mosso, quindi con una buona soddisfazione nostra. Per quanto riguarda le novità, sta venendo fuori in modo prepotente la richiesta di alcuni clienti con cui abbiamo già concretizzato alcuni progetti legati all'utilizzo dello zenzero, questa pianta orientale con tantissime proprietà importanti, antiossidanti, antinfiammatorie, favorisce la digestione. Si sposa benissimo con l'arancia e anche normalmente con un mix di agrumi per questo accoppiamento quasi perfetto. Abbiamo numerosi dipendenti che sono preparati con corsi fatti apposta per i pannellisti e quindi facciamo una prima scrematura interna. Normalmente i nostri pannellisti sono veramente bravi e non abbiamo mai sbagliato un prodotto e penso che continueremo così, perché sono circa 27 anni che esiste il comparto confetture, è stato sempre improntato su prodotti di qualità perché abbiamo dato importanza
fondamentale a quella che è i prodotti del nostro territorio, i prodotti italiani, i prodotti tipici italiani. Quindi premium quality è la nostra mission ed è il nostro obiettivo principale. Infatti siamo nelle principali catene, diciamo così, con prodotti di altissimo valore aggiunto. In questo senso va il buon andamento di alcune referenze legate al nostro territorio, e qui mi riferisco soprattutto alle pesche IGP di Romagna e la confettura extra di pere IGP dell'Emilia-Romagna. Noi crediamo veramente tantissimo nella cooperativa e quindi nel rapporto con i nostri soci. Proprio da qui nascono alcuni prodotti, noi vogliamo esaltare i prodotti nostri della filiera italiana e andiamo in tutta Italia in modo trasversale, partendo naturalmente dall'Emilia-Romagna, arrivando al Veneto, arrivando al Trentino, agli Appennini per il mirtillo buonissimo, e arriviamo fino in Puglia con dei fichi buonissimi e in Basilicata, dove coltiviamo una fragola buonissima appunto di origine basilicata che lavoriamo in loco appena raccolta all'Apora, dove facciamo un prodotto veramente eccezionale con cui otteniamo una confettura veramente profumata di fragola che ha aperto diversi cuori nei buyer della grande distribuzione. Il settore delle api va preservato e gli apicoltori devono essere tutelati in quanto proteggono un insetto indispensabile nell'ecosistema. È la riflessione portata avanti dalla FAI, Federazione Apicoltori Italiani, durante un'audizione della nona Commissione Agricoltura al Governo. Questi numeri presentati: in Italia ci sono 56.665 proprietari di alveari con 1.835.776 colonie, 2 milioni di api regine e 80 miliardi di api operaie. Siamo il quarto paese su scala europea in crescita costante che riguardano un indotto articolato di produzioni dell'alveare, tutti concordi nel considerare l'apicoltura comparto meritevole di maggiore attenzione da parte delle istituzioni, cui si chiede di attivare politiche di difesa e di rilancio. E proprio il polline è un indicatore fondamentale in agricoltura. Germinabilità e vitalità sono qualità fondamentali, poiché è un agente indispensabile per la fertilità e la produttività di una coltura. Sicural, utilizzando protocolli desunti da letteratura storicamente nota e con la professionalità maturata, è in grado di valutare l'efficacia delle caratteristiche del polline finalizzata alle impollinazioni di supporto per le principali colture arboree, in particolare per l'actinidia. Il laboratorio Sicural effettua analisi di vitalità e germinabilità sul polline di kiwi. Questi parametri servono ai produttori per potenziare le attività di impollinazioni e migliorare la resa delle loro coltivazioni. Il polline viene portato al laboratorio dal produttore e viene portato congelato, mantenuto a meno 20 gradi fino al momento dell'analisi, e poi, secondo protocolli specifici definiti dalla letteratura, il polline viene analizzato per la vitalità e per la germinabilità, facendolo crescere in un mezzo specifico. Queste analisi sono effettuate per la maggior parte nella primavera, quindi nel momento che precede la impollinazione. Altrimenti ci sono produttori che lo portano anche durante tutto l'anno per essere pronti poi nel momento opportuno dell'impollinazione della pianta. Sani principi e giusti valori sono alla base dell'attività che vuole costruire un buon vivaio per il settore giovanile dedicato al calcio, saldo punto di riferimento per il settore grazie a numerosi momenti formativi. La Fondazione Frutta d'Oro Orogel conferma la volontà di dedicare ai bambini opportunità di crescita all'insegna del giusto spirito agonistico e di performance personali attraverso il sostegno della nuova Accademia Calcio Cesena Football Club, che riprende gli allenamenti calcistici dopo il fermo dovuto al lockdown, con tanto entusiasmo da parte di tutto l'ambiente, preparatori, dirigenti, famiglie e soprattutto dei mini super calciatori. Noi siamo già proiettati per la nuova stagione, stiamo già lavorando per migliorare, abbiamo un obiettivo che è quello, nel più breve tempo possibile, di portare i nostri giovani più importanti a esordire in questo stadio, all'Orogel Stadium di Romanuzzi,
per poter far diventare di nuovo grande la nostra società. Noi siamo convinti che lo sport ha il dovere di passare dei messaggi e dei valori propositivi per l'intero territorio. E volevo anche ringraziare la Fondazione Oros e il Fruttadoro perché sono sempre al nostro fianco per ogni progetto sul sociale per il nostro territorio.